destra, grazie per i due, bentrovati, bentrovati, Martino! The show. Merda, ragazzi, dai male. Due ciabatte, per favore. Grazie. Sono croccanti? Sì. Sì, perché le mie le ho perse, quindi... Ma che imbecille! Puma, grazie per i 7, bentrovati, bentrovati, Martino! Ma che idiota! Sì, buona giornata! Ma che coglione! Un'informazione. Oltre a te, c'è un altro cesso nel locale? Ma dai, no! In che senso? Eh no, perché ho mangiato due gianduiotti stamattina, c'ho un po' di sciolta, devo andare in bagno. Giorno! Ma no, ma dai! Ma raga, io ripeto, prima o poi secondo me li menano, perché è troppo pericoloso quello che fanno. No, avrei bisogno di una banana. Non ce l'ha dritta? Perché dovrei infilarmela nel retto. E storta mi fa più male. Guarda lui come lo guarda, intenditore, dice. Ma stai scherzando? No. Lei usa storte? Senti. No, ma sono serio. Lascia stare. Cammina, su. No, no, ma... Qui non vendiamo banane da mettere nel culo. La volevo la banana. E allora vai, parli bene. Però volevo... cammina, dai. Una domanda su... Cazzatissimo. Su questo PC, ma è possibile andare su internet? Purtroppo no, abbiamo problemi con il wifi. Ah, no, perché io volevo farmi un segone. Cioè... nel senso, proprio PC rotto. Stasera vedo la mia ragazza e non è che duro tanto. Se faccio la sega stasera almeno 10 minuti li reggo. Mi piace la sua compostezza, la sua calma, il suo proprio aplomb. Sì, non posso andare su internet purtroppo, mi dispiace. Ma no, lui come è rimasto? No, non si può andare su internet, mi dispiace, devi farti le pippe con l'immaginazione, non puoi. Vorrei vendere appunto questa casa, sto facendo un po' fatica, io sono inesperto in questo ambito. Ho portato una fotografia per farti capire. Comunque una villetta. La sua faccia. L'intonaco è nuovissimo. Di cosa parliamo, scusa? Mi prendi per il culo, stai scherzando? No, sono... Donny Darko, grazie per i 5. No, il sole è così grande perché è in prospettiva. Cioè, essendo più vicino alla visione, la zona è ottima perché c'è sempre questo sole che tra l'altro sorride. Perché è felice anche lui di avere un vicinato così allegro. Il cane ovviamente è contento che sta No, il cane non è incluso nella vendita. Anche il tipo lo trolla perché dice ma che cazzo. Assolutamente no, il cane lo porto via, tra l'altro è di mio cugino. Praticamente io ho la moglie del pinguino dentro l'ano. Come? Mi serve un lassativo, un lubrificante per farlo uscire, perché quando sono in macchina e sono seduto mi fa malissimo. In piedi non mi dà fastidio, però non riesce a uscire. Forse è meglio che vai da un dottore, te lo fai togliere col tuo soccorso. Cioè che la moglie del pinguino è sempre più... Però guarda la farmacista com'è rimasta... Piccolo del maschio, in generale. Ciao, buongiorno. Però la farmacia... Vabbè, guardate che la farmacista è rimasta normale, ma perché... Guardate che in farmacia può capitare una cosa del genere, Cioè, ragazzi, voi non avete idea di quanti uomini si ficcano cose nel culo, ve lo dico. Cioè, io se fossi un farmacista non sarei sorpreso, Se io fossi un farmacista non sarei sorpreso, ragazzi, che uno mi arriva e mi dice una cosa incastrata nel culo, ve lo dico. Per favore, mi fai un caffè e un pompino? Ma scusami! Grazie. E il pompino? Il pompino. Avevo chiesto un caffè e un pompino. Perché il caffè l'ho già bevuto stamattina, anche se si poteva fare solo. Ma così un pompino io. Salve signora. Praticamente ieri stavo riflettendo a casa e in un momento appunto di riflessione ho eiaculato sulla maglietta. e l'ho macchiata. Ok. Cioè che ha un po' un odore di caciocavallo, però leggendo su internet ho letto che praticamente lo sperma non va via degli indumenti, di rivolgersi da un professionista. Lei è esperta in sperma? Ma stai scherzando cosa? No, no. Lei è esperta in sperma. Lei è esperta in sperma. Ah, ok. Ti spiego. Tu l'hai fatto in che modo? L'hai lavato in che modo? Dopo l'hai lavato? No. Cioè, sì. No, la maglia. Scusi, che sono un po'. Sta ridendo anche lui, che cretino. Ciao. Io dovrei fare un regalo. Uh-huh. Ma questa non è una profumeria? Che cos'è secondo te? È una profumeria? Certo. No, perché c'è una puzza di merda.
La storia simpatica. No. Hai pensato qualcosa magari? No, magari vuoi restarlo. Mamma mia, ma dovevo fare un regalo, ma sono rimasto un attimo scosso. Cos'è successo? No, c'è puzza di merda, stavo dicendo che... Va bene, mettiamo un po' di profumo. No, no, nel... nell'aria. Sì, ma magari una nuova fragranza, non lo so. Potrebbe essere, sì, o de merda. Chi è che non ama uscire di casa per conquistare una femmina odorando di culo di rinoceronte? Ci sta? Senti, o della merda. Magari il marchio che potrebbe piacerti, chic e raffinato, magari. Ecco, ecco, adesso ecco, sì, sembra più merda di campo adesso. Che idiota! Tira polveri, sono solo queste? Sono di là? Una ma questa è da single? Cosa intende da single? Eh no, che devo infilarci praticamente il pisello dentro. Ah! Per, cioè il risucchio, sì, giustamente. Ma perché, scusami, ma guarda, cioè, a me piace perché loro rimangono compostissimi. Loro rimangono compostissimi. Ma io scoppierei a ridere. Asus Lai, grazie per la salvenuta la parola al mattino. Cioè, io scoppierei a ridere. Ma io non ce la farei a restare serio. Spira polvere. E poi è regolabile, perché l'ultima che avevo mi irritava completamente tutto il prepuzio e mi dava fastidio. Questo, se è regolabile, è perfetto, così. Ma secondo me devi andare da uno psichiatra. Perché? Ma perché non so, le sembra una cosa normale quella che sta dicendo. No, è che sono una persona sola, io... Però venga che chiamo il mio responsabile, che glielo dico. Lui lo utilizza anche lui? No, non lo so. Ah, adesso però magari chiedere. Glielo mette nel culo. Lei è stata fantastica. Scusate, sì. Questi qua sono da vista, si possono... Sono graduati. Ah, è vero, così vedo meglio la tua faccia da culo proprio. Solo ci sono le lenti. Ah, allora ce l'hai proprio al naturale, anche senza lenti. Stai vedendo in giro? No, sto dicendo che la faccia da culo, pensavo che fosse per le lenti. Perché io... Raga, questo qui è anche grosso, occhio, È un po' miope, invece se tu mi dici che non sono graduate... Ah, ok. Faccia da culo è un po' più. No, ma non è in modo offensivo, Sì, quello è anche grosso, occhio. Praticamente un mio amico mi ha regalato un viaggio, però io volevo cambiare destinazione, se è possibile. Un viaggio? Sì, perché mi ha mandato a fanculo. Ma volevo... devo andare a cagare. Vabbè, raga, non era piccolino subito, non era anoressico, ragazzi. Guardate che grosso non vuol mica dire Zerocche, non vuol mica dire Danny Lazzarin, ragazzi. Cioè, qui siamo nella vita reale, non è nel wrestling o in palestra, Una persona sa le spalle larghe è già grossa, Cioè, non ho detto enorme, Big Show, Brock Lesnar, però una persona sa già le spalle larghe è già grosso, non è che... È possibile cambiare? Pago l'amore, se c'è una penale? Buongiorno, c'è il Corriere della Sera? Ma le pare che compro Corriere della Sera? cioè su internet lo leggo gratis, ma dai, la roba da piano. Ma che imbecille. Sì, io vorrei accorciare ai lati i peli della minchia, volevo sapere se era possibile. Ciao Andrea, la tua risata è contagiosa. Che carino, grazie per i 5 euro, patatino, grazie mille di cuore per i 5 euro. Sono in disordine, non so la mattina come sistemarli. Ok. Ma vedo riuscire. Ah, sono donna? Sì. Ah, ok. Sono donna, sì. Mi fa un caffè? Il caffè va bene, ma me ne fa un altro che non sappia di merda, per cortesia. Che imbecille. Me ne fa un altro che non sappia di merda? Perché? Sta di merda. Ci avete scorreggiato dentro? Cosa vuol dire? Se il video vi è piaciuto... Che cretino, sono due deficienti. No, ragazzi, comunque ci vuole del coraggio a far ste strozzate. Io ve lo dico, ci vuole del coraggio a far ste strozzate. Non è una cosa che viene proprio naturalmente. Anche perché, poveretti, loro rischiano grosso, Anche perché non si sa mai quando è che trovi il pazzo, ve lo dico. Non puoi mica mai sapere, Mentre che trovi il matto... The Show. Secondo uno studio condotto da un'università americana, detto fatto è il format più richiesto su The Show. Sarà perché vi permettiamo di usarci per sfogare le vostre fantasie più assurde? Anche per questo episodio vi abbiamo chiesto sui nostri social cose da... Ah, io non avrei coraggio semplicemente per il fatto che non è una cosa che io farei di base, dire, cioè, a me verrebbe da ridere, non riesco a... agli sconosciuti. Ce ne avete inviate tantissime e noi abbiamo eseguito. Questo è... Detto fatto. Detto fatto. Salve signora, un caffè, grazie. Caffè, sì. Grazie mille.
Scusi signora, me l'ha già girato per caso? No, io non giro il caffè. No, vabbè, lo giro io allora. E vedi lei? Perché? Così? Lei mi ha detto che non lo girava, l'ho girato io. Lei è stupido, che cosa? Ma lei è stupido, che cosa? Lo fa? Scusi, eh? Che adesso pulisce lei? O glielo butto in faccia, così almeno vediamo dove va. Scusi, eh? Ma io gli ho chiesto se me lo girava lei, lei mi ha detto di no, che lo facevo da me. Sì, ma lei qua, guarda che non stiamo giocando, fanno fare lo stupido, vai. Cortesemente, se non ti più schiaffi che ti faccio ritornare normale. E che è incazzata la signora? Vai, tieni il resto e buonanotte. Resto, va. È incazzata la signora? Resto, va. C'è un problema. Sì. È crudo. Che cosa è crudo? È il sushi. La faccia del tipo! Nigiri è crudo. È crudo. No, riso cotto a puntino. Il salmone è crudo, sì. Ah, allora lo vedi anche tu, guarda. È crudo. Gloss, grazie per essere venuto per Martino. Può capitare. No, non ho capito, ma lei che nigiri ha ordinato? Questo nigiri salmone. Salmone è crudo. Sì, me ne sono accorto. Sì, è crudo, me ne sono accorto che è crudo, guarda qua, è crudissimo, cazzo. Può capitare, io vi capisco, se me lo rifate non è un problema, non vi metto brutte recensioni, è che no, ma io te lo rifaccio, però questo nigiri lo prepariamo crudo, forse lei doveva ordinare quello flambé che è scottato. No, scottato non mi piace, no, io vorrei il nigiri classico. E questo è quello classico. Ah, però è troppo crudo. Non ho capito. Lui confuso, non ho capito. Come gliela devo preparare? Un po' meno crudo, si può? No. Non è che me lo riesci a mettere in padella, magari con due olive, un po' di pomodoro, me lo fai la ligure. Vai al ristorante giapponese a chiedergli il salmone alla ligure. No. Sushi, non abbiamo né olive né capperi. Un po' di pesto? Se vuoi ti metto un po' di pesto sopra. Dai, sì, un filo di pesto. Così. Grazie. È imbecille. Troppo gentile. Il pesto è buono, però il salmone è ancora troppo crudo. È troppo crudo, mi sa che non. Questo qua, poveretto, lo faranno santo, cazzo, un martire! Poverino, cioè lo faranno martire sto qui! Ma no, è colpa mia, mi sa che non mi piace il salmone crudo. C'è una cosa, cambio piatto. Mi fai un sashimi di salmone, per favore? Detto! Madonna mia, lo faranno santo questo qui, scusami! Ma voi siete i The Show? No. Oddio, non ci no. Posso credere? Alessio, oddio, è sempre stato il mio sogno toccarti le braccia. Posso? Possiamo fare una foto, raga? Possiamo fare una foto? No, parla con lui. Non siete The Show. Non siete The Show? Ma siete uguali? Ma dove? Questi sono dei marocchini. Siete marocchini? Sì. Ma i The Show sono marocchini, quindi? No, sono italiani. E voi siete? Ma una R, marocchini, non marocchini. Sì. E non siete The Show? No. Quindi tu non sei Alessio con le braccia? No. Ok. Scusate, figura di merda. Ciao. Ciao. Detto. Va. Detto. Va. Che coglione! Come? Si giochiamo con la porta o... Sono rimasto bloccato? Ma l'ho bloccato io perché visto che sta girando... Quello girava intorno! Ero rimasto bloccato qua dentro. No, devi uscire? Sì. Prego. Come faccio a uscire? Perché ero rimasto... Prego. Grazie mille. Grazie. Di nulla, va bene, grazie. Ero rimasto bloccato nella professionalissimo porta. Comunque. Perché però è strana professionali. Buonasera Andrea. Purtroppo è un periodo è che sono un po' lì. Giù per fortuna. Ma ci sono le tue live che mi tirano su e mi fanno un sacco carino, ridere. Grazie mille per un l'euro cuore palatino. Rosso a tutte le papere. Grazie palatino, ma questo è il coglione, ma... Aiuto. Guarda, non facciamo i bambini. No, è che non facciamo i bambini. No, è che sono rimasto ma bloccato no, nella porta. Bambini. Devo andare. Nella porta. Sì, io sono rimasto. Ma ascolta, non facciamo i bambini. No. Guarda, vai via. No. Vai via dalla porta. Ma a me piace ma questa vai porta. Via. Guarda come giro. Poi non riuscivo a uscire. Voi siete arrivati e mi avete fatto uscire di lì. Ascolta. E poi io mi sono bloccato ancora nella porta. Vai via. Quella porta lì è pericolosa. Perché... Vai via. No, scusate, ero rimasto. Vai via. Bloccato. È ancora qua. Ma sono tornati... No, vabbè, ma sono tornati di nuovo per la terza volta, è scemo.
No, vabbè, ma allora è proprio scemo. Ma allora è scemo. Vieni. Sono rimasto incastrato. Sediamo qui. Adesso lo vedo. Grazie. Sì, grazie. Grazie, scusate. Detto fatto. Adesso lo menano. Tu conosci, ti do del tu perché sei giovanissimo. Sì, vai. Conosci già come funziona. Ma sai cosa, non me ne frega un c***o del tuo come sono di m***a. Poverini, loro poverini lavorano, quindi poveretti, rispetto anche per loro che stanno lavorando, però pur ammettendo che rispetto il loro lavoro, ammetto che questa è una cosa che tutti noi almeno una volta avremmo voluto dire. Questa è una cosa che tutti noi almeno una volta avremmo voluto dire. Ma non perché ce l'ho con lui. Però quando uno ti ferma... Salve, che rete internet usi? Non me ne frega un cazzo! È una cosa che verrebbe... Pure Fede lo dice. Pure? Pure Federico! Professore di m***a. In realtà no, non sei sadica. Detto fatto. Deve parlare Valeria. Andrea, questi video e la tua risata sono morte. Andrea 1988. Grazie per il cibo, Natina. E Nike Daenerys Gelmasmo. Big Bossax, grazie per i tre, mi trovo per male, Fatino. Targario. Valirio Mugnoero Nuisissa. Io parlo italiano, non parlo Klingon. Valirio Nuisissa. Non riesco a capire cosa deve fare. Valirio Nuisissa, Dracaris. Signora, se non la capisco, non è che si deve arrabbiare. Cos'è che deve fare? Non c'è qualcuno che parla la sua lingua? Valirio Nuisissa, Daenerys. Lei parla questa lingua? Ti immagini? Dice sì? Valirio Mugnoero Nuisissa. No, io parlo... Dracaris. Dracaris. Signora, stia calma, non la capisco neanche cosa deve fare, sbatte le mani. Oh. Pensa di essere a casa sua, non la capisco. Daenerys. E se lei può stare qui quanto vuole, io non la capisco, non lo so io. Detto. Vabbè, questo lo sai che loro non hanno visto. Va, detto. Mettiamo da qua? Per lo smontaggio dei banconi? No, non ho capito. Che cosa vuole smontare lei? Così lei non è... Avete mandato un incarico per smontare il bancone sostituzione? No. Con la presente dei banconi, sa, si incarica... Valentina, grazie per i 5, mi trovo per una mattina. L'operazione di smontaggio bancone usato, contatore di montaggio, un nuovo bancone... Chi siete voi? Non mi trovo capito. Di bei banconi. Io qui del personale... Vogliono smontarci il bancone e rimontarcene un altro. Non è roba nostra. Chiamo un secondo in ufficio e... Bei banconi, buonasera, sono Claudio che parla. Mi sa che c'è stato un problema. Cioè, mi avete mandato fino qui per... Cioè... No, dammi un secondo che controllo al terminale. Grazie ancora per il ciclo, Valentina. Con le schede, con le anagrafiche. Poi firmare la valletta di intervento. Niente, qua dico che non c'è un problema. Qua praticamente... Una volta una tipa hanno fermato me e un mio amico per proporci un'offerta come quella di prima. Ci hanno chiesto, avete internet in casa? E il mio amico gli risponde, non ho una casa, sono un senza tetto. La tipa si è fatta una grande risata. Vabbè, ma quella è una gag, una battuta che ci può anche stare, dai. Che, quasi dico che non sono uscita vuoto. Andrew, grazie per essere venuto a provare il patino. Un'ora e mezza di oggi. Sono in giro a fare niente. Faccio io una firma? Ma non a testimone anche lei, signora, ma che... Ma non a se no adesso chiamiamo la polizia. Faccio una sigla, semplicemente. No, non così. Fa nessuna sigla. Le spiego, signora. Ma io innanzitutto la voglio ringraziare per aver scelto la nostra enciclopedia, perché lei ha fatto una scelta saggia. Perché investire sulla cultura è una saggia... È un saggio investimento. Che cazzo? L'enciclopedia, guardi. Libri quelli belli. Ma lei sta scherzando veramente.
No, ha firmato, so c'era la signora testimone. No, non ha firmato niente. Voi vi fermate qui. Vi fermate qui, per favore. Abbonamento annuale, libri quelli belli, al diavolo internet. Sono 190 euro. Buongiorno, per favore uscite immediatamente. Micchia, però scusa, stava chiamando la polizia, perché altrimenti merda, è scomoda la polizia. Avete capito che era uno scherzo, eh? Scusami. Non lo so, non sono immaginato. Era una candy camera, è buonissimo tra l'altro. Dobbiamo consegnare un bancone e smontare quello vecchio. Prima ci deve essere un trucchetto, perché io non ho fatto nessuna richiesta. Nessuno. Parla dello scherzo. Sì, però lì. Ah, quella di prima non l'ho fatto entrare. Ve le lascio comunque il foglio. Non mi interessa. Guardi, signora, le faccio vedere. Oh. No, devo. Ho fatto sbagliato perché doveva essere così. Era una. Era una truffa, non c'è venuto. Siamo dei truffatori di serie, ci aveva messo la carta carbone al contrario. Sì, infatti guarda, io ho scritto di qua e mi ha copiato il sistema. Che imbecille. Sì, no, assolutamente. Scusate, ciao. Scusate, era uno scherzo. Chi ci ha sgamato? Ah, ciao, piacere, Alessandro. Scusate. Prima di chiedere. Che due deficienti, però è bello. Minchia, certo che comunque devo ammettere che la gente reagisce in maniera molto più composta di quello che mi aspettavo. Devo ammettere che comunque, vedete, la gente alla fine reagisce molto in maniera molto più composta di quello che ci si aspetta. Forse anche perché. Rebecca, grazie per i 7, Madatina, bentornata alle Mavermate. Sono contento, Madatina. Cioè, comunque, vedete, sono, alla fine sarà forse perché lavorano. Quindi magari sai, a lavoro. Ma dipende, perché se tu a lavoro meni qualcuno, prendi un reato, rischi il licenziamento, eh. Ma ragazzi, a lavoro, se voi menate qualcuno, rischiate un licenziamento, Se fate una cosa del genere, rischiate di essere licenziati, ragazzi. Young, grazie per le 8 sub giftate. Grazie. Young, grazie mille per le 8 sub giftate, Patatino. E grazie mille anche per tutte le altre. Grazie mille di cuore, Patato. Adesso ci abbiamo un po' di crazy dashcam, ma non è quello italiano, è gente in America. Why not? Oh madonna! Oh madonna mia! Madonna santa! Luca, grazie per gli 8, bentornato per Romano, Martino! Immagino non si sia fatto niente, però... Ah, è sempre di failarmi, tra l'altro. Perde, al camion ha cagato, vedi? Questo è un classico esemplare di camion che caga, vedi? Anche i camion cagano. Non scappa. Merda che botta! Madonna! Merda che botta! Dove va? Holy moly! Madonna che noce! Ma quello sarà addormentato. Hello there. La signorina! Merda che culata! Signorina, non per dire, ma il casco va in testa, non in mano. Non deve proteggersi le unghie, deve proteggersi la calotta cranica. Il casco in mano. Oddio santissimo! Che noce incredibile! Vabbè, se non si è fatto niente. Penso gli abbia rotto il vetro. Gli è arrivato un mattone diretto sul vetro. Ma gli ha rotto il vetro. Ti ricordo la cam? Sì, hai ragione, scusami, dimentico sempre di spostare la cam. Merda che botta! Sì, però guarda dove vai, Cristo Dio, cioè... Ah, niente, ha perso il cofano, dai, il cofano. Così il motore si arieggia...
Madonna mia, semiasse lì così. Guarda quello davanti! Oh Madonna! Raga, è incredibile che non sia successo niente. È incredibile che non sia successo niente. Cioè, è incredibile che tutti abbiamo frenato in tempo, è incredibile sta cosa. Si vede che ha preso il guardrail. Lucky, Lucky, grazie per il tram, mi trovo per il patino. Dashcam video. E quello tutto felice, dashcam video. Quello tutto contento. Sì, ma... voilà, chiuso. Era aperto. Facciamo subito, non si preoccupi. Voilà, chiuso. Problema risolto. Voilà. Ma con la polizia. Ma che fai? Ma con la polizia lì di fianco. Ma che stai facendo? Oh my god. Questo è il pelo. Questo è il pelo. Più pelo che abbia mai visto in vita mia. Questo è il pelo più pelo che abbia mai visto. Ragazzi, gli ha fatto un pelo. Cioè, un decimo di secondo più tardi lo prendeva, eh. Che paura! Ma che cazzo è saltato un tombino? Che cazzo... Sì, stasera rifiniamo Elden. Poi mi sa che domani o dopodomani cambiamo gioco, ovviamente. Dio santo. Perso la ruota. Beh, dai. Caterina, grazie per avermi fatto la sabba mattina. Oddio, sì, vabbè, vabbè. Questo siete tu e il tuo miglior amico che tornate a casa ubriachi. Guarda questi piccoli, esatto, dei piccoli ragù selvatici che cercano di scivolare sul ghiaccio. Ah, quello così, diretto. Era la polizia! Oh, ci godo come un riccio! Era la polizia! Oh, and it was a f***ing cop! And it's on my dashcam! E adesso, zio, sì, non è che hai ripreso l'arrivo degli alieni, eh! Zio, col camion! Ma che... Oh, madonna! Ma che sei rincoglionito, sto camion? La ruota, la ruota! Hai perso una ruota! La ruota se ne arriverà a destinazione con calma, non c'è fretta. Oddio, oddio! È il Puma! Ha fatto la contromossa! È la contromossa del Puma! Hai perso tutto, zio, cappello, scarpe... aveva fretta, proprio volevo uscire di corsa, cioè... Proprio veloci, veloci! Presto, presto, presto! Cioè, ma proprio fretta, dovevo uscire di corsa! Credo che... credo che qualcuno debba avvisarlo prima che l'auto salti in aria. Suona! Suonagli! Suonagli! Sì, però anche lei, signora, mi scusi. Cioè, per Dio. Vede un'auto davanti che accelera in retro a tutta velocità. Ma suonagli! Suonagli! Elena! Oddio!
Oddio, no! Le patate, cos'ha lì in mano? Ma no, che Cristo! Ma come ha fatto? Dov'è caduto? Ma no, poverino, tutte le patate! Penso di essermi innamorato. Ciao Andrea, oggi di una la mia visita con collega, la nutrizionista è andata piuttosto consigli? Male e mi ha molto demoralizzata ancora una volta. Ragazzi, le tue live mi straggono e mi fanno stare un po' meglio, grazie cuore. Un abbraccio. Ragazzi, non è possibile. Non è possibile, ragazzi. È la quarta volta stasera. Non è possibile, ragazzi. Non è possibile. Questa è la quarta volta che succede. Allora, intanto grazie per l'euro. Non ho capito un cazzo. Ti chiedo scusa. Non ho proprio capito un cazzo. La dietologa t'ha scoraggiato? Non ho capito, scusami. Penso sia morta una mia collega, ma lei è impegnata. Consigli? Disinnamorati. Se una donna è fidanzata e ama il suo ragazzo, tu non puoi fare nulla affinché lei stia con te. Il massimo, e dico massimo, che può succedere è che lei sia non proprio fedele, tu sia veramente attraente ai suoi occhi e ti fai una sveltina. Ma andare più di lì è veramente complesso, perché altrimenti non ci puoi fare niente. Ma poi scusami, però perdonami, sei innamorato di una tua collega. Avrai una cotta. Cioè, l'amore è una roba profonda, eh. L'amore è una roba profonda, eh. Come fai a essere innamorato di una tua collega se non ci sei mai stato neanche fidanzato? Cioè, questa è la mia idea. Questa è la mia idea. Poi uno può anche dirmi: Andrea, secondo me dici una troiata. Questa è la mia idea. Per innamorarsi, una persona deve come minimo frequentare da fidanzato qualche mese la fidanzata. Perché come fai a essere innamorato di una persona che non sai com'è da fidanzata? Magari la fidanzata è una rompicoglioni, eh. Magari è una stracciacazzo, gelosa, maniaca del controllo. Poi è la mia idea, eh. Magari uno dice: Andrea, dice una cazzata, l'amore esiste anche alla prima vista. Metto le mani avanti, è una mia idea, ragazzi, è solo una mia idea. Puoi amare qualcuno che conosci bene. Io sono completamente diverso da amico rispetto a fidanzato, eh. Io sono completamente diverso da amico rispetto a fidanzato, eh. Il nuovo FNAF domani. C'è un nuovo FNAF che esce domani, scusate. Ma come, scusate? C'è un nuovo FNAF che esce domani? Ma scusa, è uscito Security Breach 2 mesi fa? Esce un nuovo FNAF domani? Qualcuno che mi aggiorni in chat? Ah, ma il nuovo FNAF è Security Breach. Ah, ma l'ho già portato, patatino, eh. L'ho anche caricato tutto quanto su YouTube. No! Ah, se porti no! FNAF, è un'idea, è un'idea. È un'idea, un altro FNAF potrebbe essere un'idea. Ero più orientato per Assassin's Creed. Merda che... Madonna! Merda che testa coda! Sai cosa facciamo domani? O I Am Jesus Christ, oppure... Quando esce Assassin's Creed Valhalla? Quando esce? Esce domani Assassin's Creed Valhalla? È già uscito. Ma dove... Scusate, non è su Steam? Io su Steam non l'ho trovato, ragazzi. L'ultimo Assassin's Creed. Quello che stanno facendo sempre lo spot, ragazzi. Come cazzo si chiama? Come si chiama l'ultimo... è il DLC quello che stanno facendo vedere? Ah, ragazzi, scusate, ero convinto fosse il gioco, non il DLC. Il DLC sta uscendo. Ah, ok, ragazzi, non lo sapevo. Vabbè, insomma, vediamo cosa portare, ragazzi. Vediamo se portare un Assassin's Creed. Magari, è un'idea. Dio santo! Magari domani portiamo un Assassin's Creed. Insomma, vediamo domani, ragazzi, vediamo domani. Non lo so cosa porto, vediamo domani. Però, scusi, cioè, magari se guida più piano... Ciao Andre, sono il ragazzo che ti ha consigliato di reagire a Bad Drivers of Italy. Spero che i video ti siano piaciuti. Sì, sono molto belli, mi piacciono, grazie per il simpatino. Merda, ma come... Madonna che botta poi! Sì, ma così a caso?
I peggiori rimangono i russi, comunque. Sì, vabbè, vabbè, zio, però... Adesso la fa tutta in retro l'autostrada. Falla tutta in retro, zio. Merda, che botta. Io a sto punto avrei continuato in retro, ragazzi, me ne frega, scusami. Metti la retro, guys, e vai. It's time for us to recycle all those plastics floating on water. All right, blue team, let's do this. Oh, che gioco di merda. Madonna, madonna. Ma che fai? Ma, sì, va bene, va bene. Sì, vabbè. Parcheggio perfetto. Va bene, a posto, lasciala lì, va bene. Piano, 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 ma come cazzo curvi? Piano. Beh, che è un'auto talmente grossa che... Ma che cazzo... Ma che cazzo è? Ma che cazzo era? Vin Diesel Scania Drift? Твою мать не хай! È russo? Lo sapevo che era russo! Quindi è finito il The Ring, stasera penso che lo rifiniamo di nuovo. Твою мать не хай! Guarda, ci avrei scommesso i coglioni che sta manovra di merda era una manovra ripresa in Russia. Ci avrei scommesso le palle, guarda. Beh, uno vuole cambiare corsia in fretta, non è che può aspettare il semaforo, la rotonda, sfondi la barricata e vai, cioè. Ah, in realtà non ha torto, perché non puoi fare manovre. Che cazzo era? Che cazzo era? Ma che cazzo è? Ma come hai fatto a partire... Woohoo! Si manca! Questo è... Amore, devo dirti una cosa. Il ciclo mi è finito e i miei genitori oggi sono fuori tutto il giorno. Sì, amore, arrivo! Woohoo! Si tromba! Ce la vedo molto come rappresentazione di questa scena. È per voi Madame Medusa che va alla palude per cercare il diamante nell'occhio del diavolo. Mio Dio. Ma che cazzo? Sì, ragazzi, ma che manovre della minchia, cioè. Merda, che botta! Ma così a caso proprio? Cioè, a caso? Cioè, così è sterzato a caso? Merda, c'è entrato la polizia! Merda, c'è entrato la polizia. Cosa è successo? Leonardo, grazie per i 7, trovate per armato, Martino. Cosa è successo? Cosa succede? Non ho visto cosa è successo, ha preso in marciapiede, non l'ho visto. Cioè, se magari di notte in curva emerito imbecille vai un po' più piano, magari vedi la strada, no, idiota? Non invece di fare i 140 di notte al buio. Ragazzi, cioè... Io penso che al tipo gli sarà venuto un infarto, perché... Oh, madonna signora! Vabbè, questa è la signora che è scapuzzata. Ma che cazzo! Ma poi si vede il guidatore! Ma che fai? Si vede che stava guardando in giro. Guarda, guarda il coglione. Guarda dove sta guardando. Guarda che sta guardando. Guarda, cioè non si vede bene, ma sta guardando la radio. Vedi la manina? Sta cambiando la radio. Deficiente.
Così, vabbè, ci sta, oh, ragazzi. Quello probabilmente dentro c'era un cavallo, secondo me, c'era un cavallo da corsa. Vabbè, via, dai, lo si riporta al pascolo direttamente, proprio, servizio espresso. Oh, madonna, che botta incredibile! Perché la gente non sa fare le curve piano? Qual è il problema di gente? Non sa curvare piano? Perché devono tutti curvare veloce, Dio santo? Signora, la ruota! C'è una ruota! C'è una ruota! Ma mio Dio! Via, sta roba non serve, vaffanculo! Questa è la strada che ha fatto, ha tirato giù tutti i pali della strada. Wow! 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 Minchia! Oh my god! Pericolosissimi i fulmini. Gente che non sa curvare, non sa manovrare. Oddio! Vabbè, questo, vabbè, poverino, è scivolato, dai. Meno male che il Carlino non è volato, sennò... Ah! Dio santo, sta gente che esce così, però! Qual è il consiglio per Midir? È una parola. Mi dire è difficilissimo, zio. Fallo in tanti, fallo in coppia. Cerca di evitare il laser. È un bordello, mi dire. Cioè, si è cagato addosso quando l'ha vista. Ma c'è un cane. Vedo l'orecchia. Però anche lei si ferma in curva. E anche tu. Ma vai piano. Non vedo un cazzo, Johnny. Questo è il McDrive, Scusatemi, che cosa ho visto sullo sfondo? Ma che cos'è, un aereo? Ma che cos'era? Ma che cos'è? Ma che cazzo è? È un aereo piccolo, però! Che cazzo era? Che cos'è? Che cos'è questa cosa? Sembra un missile! È un aereo missile! Che cos'è sta roba? Carciofo, grazie per la sub, benvenuto alla barbata, Martino! Ma non è un atterraggio, quello non è un Boeing, è un aereo piccolino! Lo vedi che è piccolo? Sembra quasi un missile! Ma come fai a guidare in sta strada, scusami? Come fai a guidare in quella strada? La macchina! La macchina! La ma... posto, non è un problema. Le ha lisciato... Yuki, grazie per i tre, mi trovo fermato, Martino! Gli ha lisciato il fianco, dai, va bene. Penso di si sia spenta la macchina. Sentite il rumore. Penso di si sia spenta la macchina e... Sì, frenare, in effetti. Ah, no, guarda che se ti si spegne la macchina ti si blocca anche il freno, Ti si può bloccare anche il freno, Se tu a macchina spenta provi a premere il freno ti si blocca. Cioè, proprio se tu provi, se sali in macchina che la macchina è spenta e premi tante volte il freno, a volte anche il freno ti si blocca, L'ha fermati l'albero. Madonna, che botta incredibile! Madonna, che botta incredibile! Questo, ragazzi, è il mio incubo. Questo è il mio incubo. Questo è il mio incubo, ragazzi. Non sto scherzando. Io ho fatto degli incubi su una cosa così. Ho fatto degli incubi con una cosa del genere.
ragazzi, gli è andata non bene. Cioè, gli è andata non bene, ragazzi, di più. Cioè, se c'era lo strapiombo, ragazzi, era andata. Ragazzi, cioè, ve lo dico. Io ho fatto degli incubi con delle robe del genere, non sto scherzando, cioè. La Nori, grazie per i 4, mi trovo per amate, fai tiro. Quanto fa 2 più 2? Aspetta che ci penso. Allora, 2 più 2 fa W. Ne sono sicuro. No, fa W. Grazie per il cibo, Tina. Essendo una persona intelligente, che cosa fare? Non lascio queste cose. Bella manovra di merda, zio. Compliments. Altre donne lo farebbero. Sbagliato, fa passato remoto. Cioè? Cagarci... Che cazzo, ma vai a fanculo te quel furgone di merda. Come la battuta a scuola. Quanto fa 20 più 20? 40? No, fa tornado. Scusate. Che battuta di merda. Che poi da piccolo ero stronzo. Avete presente il giochino di merda? Quello che ti fanno così e ti fanno ah, paga, e ti danno il pugno. Hai presente quel giochino di merda che si faceva una volta? Quel giochino del cazzo che così. Ecco, a me mi aveva talmente tanto rotto i coglioni che ho cominciato a farlo a caso e davo cazzotti a caso sulle spalle. Mi aveva talmente tanto rotto il cazzo che io andavo dai tipi e li facevo guarda, paghi, sbam. Mi aveva rotto il cazzo. Tanto ero più grosso degli altri, quindi mi ero proprio rotto i coglioni di quel gioco di merda. Ogni secondo ho detto, senti, sai cosa c'è? Guarda, sbam, riguarda, sbam. Mi ero rotto il cazzo. Dopo un po' hanno smesso, perché hanno capito che io giocavo in un modo alternativo. Oh, madonna. Sopra la spalla non vale, non me ne fregava un cazzo. Merda, che botta! Questo ha fatto un danno non indifferente. È la matematica del brutto. Se 2 è presente, 4 è passato, lacrime di gioia. Se invece fatina. Poi noi c'avevamo a scuola, c'avevamo anche il gioco del Reboia. Non so se conoscevate il Reboia. Mettevi il pacchetto di sigarette a bordo del banco. Ci davi un cricco, se cadeva di lato eri il boia, se cadeva così eri lo schiavo, se cadeva in piedi eri il re. Merda, che male, ragazzi, che male, le punizioni. Merda, che male. Metti le dita così e uno da sopra, sbam. Merda, che male. Ci tiravamo delle noci, delle stecche. No, circa 1000 euro in più. Non ho capito quella del 20 più 20 tornado. 20, i 20, i 20 del nord, la Bora, i 20. Ma questo è pazzo Cristo. signora si calmi. 1000 euro in più. Madonna, questo è pazzo Cristo. Questo è pazzo Cristo. Questo è pazzo. È pazzo. Signora si calmi, oh, e che cazzo. Ma sì, ma stia tranquilla però, mio Dio, mi sta facendo venire l'ansia. Cioè, si acquieti. Folle. Oh my god, XDilmao. La Laura, sì. Ah, ho capito. Allora va via da mangiare. Cosa fai? Già. Cosa fai? Madonna, oggi, te giuro, c'hanno una guida la gente. Oddio, oddio, merda! Sporco, ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Merda, cioè, ha fatto un liscio incredibile. Questo è un liscio incredibile. Un liscio incredibile. Ma stai scherzando? Miracolo che non l'abbia inseguito. Vabbè, nel Veneto. So io, tranquillo, cioè c'era fretta di passare. Ah, cioè si incazza lui! Cioè si incazza lui! Cioè si incazza lui! No, se fai la cosa di mi fai il dito medio, io impazzisco, ti taglio la strada e scendiamo sulla macchina, non esiste. Paolo,
Dove vai? Ma dove vai? Insomma. Dove vai in contromano? Che fai? Guardo sempre, sempre caso vedo Bologna. Ma che cazzo? Ma che fai? Ma dove vai? Vabbè, zio, ma hai sbagliato uscita. Esci e rientra dalla tangenziale. Oh, ma che cazzo fai? Ma è la tangenziale, non è che l'autostrada, la tangenziale. Hai sbagliato uscita, esci e rientri dopo. Ma che minchia fai? Andrea, volevo dirti che ti voglio bene. Mi arrabbio con Dark Souls e l'unico che mi fa tornare il buon umore sei tu. Spero di conoscerti al Games Week. Ah, tanto anche quest'anno ci vado, quindi sicuramente sarò lì. Grazie per il simpatino. Zio, ma che cazzo fai? Grazie. Ma questo è deficiente proprio. Ma poi per non uscire e rientrare, cioè ci perdeva 2 minuti contati. Ciao Betty. Gengis Khan. Eccoli, eccoli. Ci sentiamo tra pochissimo e non sto più. La benzina costa XD. C'ho ancora maglie addominali per prime. Stupenda manovra, zio, bellissima. Magari se non vai contro mano. Quando è il Games Week? A novembre, credo. Complimenti, eh. Scusi, ma i pedoni rischiano un sacco, Veramente complimenti. Non so, la precedenza? E chi incontrò se non una certa Bertha Jorkins, una strega del Ministero della Magia? Ma che cazzo sta... Scusi lei, ma sta ascoltando l'audiolibro di Harry Potter in auto? Ora vedete bene come la sorte favorisce Lord Voldemort. Ma sta ascoltando l'audiolibro di Harry Potter? Quella... Ah, vada che davra. È a Milano il Games Week. Ci sono solo delle... Ma vaffanculo. Ci fermiamo. Minchia, bella sta strada, devo dire, bella. Bella sta strada qui, eh. A Romix non penso. L'ha tamponato! Ma dai, oh, raga! Ma attenti alla guida! No. Dai, raga, ma attenti, santo Dio! Sì, veramente, le distanze, cioè... Tu sei il genio, proprio. Ottimo pezzo, ma comunque ce l'hai di italiani che ascoltano rock e metal? Un metro in più ed era subito proprio il tariffa 3. Se mi trovavo la fermata, bellissimo, zio. Peccato che c'è poche volte la polizia in questi casi. Che... Start recording. Complimenti, zio! Oh, oh, oh. Che cazzo, stai nella tua corsia, imbornito! Porco! Sto una bestemmia proprio col punto. Sei scemo! È proprio una bestemmia... Continua. Un alcolizzato. Trust, grazie per aver giftato la sappa, latino. Maledetto lui. Questo sta andando così. Continua. Un alcolizzato. Un alcolizzato. Maledetto lui. Adesso mi dà.
A testa di cazzo, quanto cazzo hai? Sì, ti puoi abbonare gratis con Prime, padatino. Tutti i mesi vabbè, gratis. Io ho capito, mi fermo, do un'altra controllata alle gomme, anche se non serve, ma una volta che sono là, che faccio? Che fa? Vabbè, certo, certo, da un po' tempo, vai. Oh, no, no, questa è da mandare a Bad Driver of Italy. Da fare tutto in contro, ma entra, entra, cane. Questo è in bicicletta. La gente è proprio scema, la gente è scema proprio. Io ripeto, c'è questa gente che proprio non ha paura ad ammazzarsi in auto. Oh, oh madonna! Questo è stato tanto brutto. Tanto, tanto. Questo è stato veramente brutto. Oh madonna santa. Merda che botta! Merda che botta! Sì, ma cazzo, ma scusami. Sì, ma cazzo, raga, però stavate andando ai due orari, cioè, Dio santo. Alley, grazie per la sua, è venuto la fermata, Martino. Cioè, Dio mio, ragazzi, ma che cazzo avete fatto a sbattere? Mannaggia. Uno poi si preoccupa, ti sbatto una moto, ti caghi in mano, cioè hai paura che hai fatto male a qualcuno. Bellissimo posto per sorpassare. Sì, veramente, proprio in curva cieca di notte. Notevole. Oh, raga, sveglia! Scemo! Scemo! Deficient! Cosa fa sto qua? Porco... Vabbè, uno perché ha frenato, dai. Ma bronzo di tua madre, quella gran troia! va bene. Stronzo di tua madre, quella gran troia! Ovvio, cattivo, cattivissimo! No, 5.000 sub, non solo la live di 12 ore, ma mi tingo i capelli. Vediamo di che colore. Oh, ai 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 ai! Non mi dire come non lo faccio mai. Ai 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 ai! Frena, frena, frena! Tacci tua quella roulotte, quel camper! Cioè, a momenti lo ammazzava! Zio, ma cioè, ma cazzo, ma guarda dove vai! Madonna, questo! Cioè, a momenti lo ammazzava! Scusa, ma non è chiusa la corsia di... è corsia chiusa per lavori. Quello si trova l'operaio davanti, c'è corsia chiusa per lavori, quello lo sgasando. Puttana troia! La gente non riesce a curvare bene. Perché la gente quando curva le prende larghissime? Le prende strettissime, cioè... Aveva fretta? Talmente veloce che a momenti non mai l'ho visto. Bella sta canzone. Together forever. Stavo ascoltando Rick Astley. Stavo ascoltando Together Forever di Rick Astley. Doveva, se avessi ascoltato Never Gonna Give You Up era meglio, però. Ragazzi, voi tra l'altro scherzate, ma Never Gonna Give You Up,
quella canzone, fino a 10-15 anni fa, cioè io la ballavo in discoteca, la ballavo alla Baia Imperiale, per dire, aveva 250 milioni di visual. Da quando è uscita quella cagata del Rick Roll, che è uscita da poco, quella canzone ha raggiunto il miliardo di visual, ragazzi, il miliardo. Cioè ha fatto 750 milioni di visual per questa cagata qui, ragazzi. No, non è che non se la cagava nessuno, era famosa, era conosciuta, era una canzone dance. Anch'io la ballavo in discoteca, la ballavo anch'io. Però grazie a quel meme, ragazzi, è arrivato a fare un miliardo di visual. Cioè, le merita tutte, sì, sono d'accordo anch'io, perché quella canzone per me è bellissima. Sì, che la canzone è stupenda, trovo bella. Il Rick Roll l'ha invitato YouTube a diretto proprio. Anche povero Gabbiano, un'altra che è andato, vedi, ha colto l'effetto. No, ma sono scemi! Ma sono scemi! Ma cazzo si fa a uscire così? Ah, io? Questo è top, è giù di 15:36, mandamolo. Sì, ma muove! Però. No, ma sono scemi! Ma sono scemi? Ma Poffenbacco stava per fare un incidente, tesoro! Fai attenzione alla manovra! Amore, mi wiki la macchina dopo, devo andare dal cavofaio! Come facciamo, amore? Ma figlia, ma come cazzo si fa a uscire così? Ma tesoro, ma bisogna stare attenti quando si esce dagli incroci, amore. Questo è top, Giulio. Questo è top, tesoro. Ma è scemo, guarda! Oh, mi è andato addosso, ma come... Ma l'ha anche tamponato, scusami. Cioè, ma l'ha anche tamponato. Ma è scemo, guarda! Oh, mi è andato addosso, ma come guida? Ma come guida? Ma che cazzo è la coppia delle... Ma la è scemo, guarda! Oh, cioè, ma scusa, ma... Ma come guida? Come guida? È un incidente stradale. Oh, oh! Coglione in bici, vaffanculo! Come avrei tolto l'audio? Un audio ci vuole. Facciamo passare l'ambulanza o facciamo ammazzare della gente? Lo so io, cioè, due deficienti. C'è l'ambulanza con le sirene, c'è uno magari che sta morendo, coglioni, per curvare, testa di cazzo. Cioè, due deficienti proprio, Dio Dio, imbecilli di merda, queste cose mi fanno venire sangue alla testa. Se continua a guidare così, questo qua, sì, sarà per sempre. Tutto in contromano con le curve. Hello? Nick, grazie per la sub, minuto la barmata, per la tiro. Ma che fai? Ma che fai? Porco. Porco della. Su questo divano, verso le mattine. Paura. Verso le mattine. Cosa è successo? Ha avuto un embolo, che è successo? Ha avuto uno sfa. Dio santo, però. Sono tutti ubriachi in sta strada. Cioè, tutti ubriachi. Questo sta raschiando gli alberi. Questo mentre faceva un frontale. Questo sta per sprofondare. Questo non riesce ad andare dritto. Ma che cazzo è la strada degli ubriachi? C'è uno sobrio in questa strada? Madonna. No, guarda. Ma dei cornuti assoluti. Io che mi sposto, ma perché io guido spesso, quindi mi sembra di viverle, capito? Sì, un suono meno fastidioso, mi è venuto l'acufene. È che guidando spesso e avendo le viste ste cose, ti viene l'istinto da spostarti. Non lo fai apposta, è una cosa involontaria. Se guidi da molti anni ti può venire... Cioè, idiota! Quello non è sobrio. L'ha preso? No, non l'ha preso, ma di poco, eh. Gina. Di poco, eh.
In testa al corteo avanzavano 10 soldati armati di picche. Ma perché c'è gente che ascolta gli audiolibri? Ma che è oggi? La puntata della gente che ascolta gli audiolibri in auto? Ma che succede? Costoro erano come i tre giardinieri, di forma piatta e oblunga. A me verrebbe da fare delle battute però su quelle quando ascolto gli audiolibri. Che è successo? Si è incastrato? Si è incastrato? Dove va? No. Non ti scastri così, scivola. Ma le catene, scusami? Le gomme termiche, se no almeno. Niente, si è parcheggiato qua. Vabbè. Ah no, quello si è incastrato! Ah! Si è incastrato quello! Io pensavo se fosse incastrato quell'altro. Gli orari in cui fai live, da lunedì al sabato dalle 21 fino a una, 1:30, 2, dipende. Non c'ho un orario di fine preciso. Ma questo? Ma cosa cazzo stai facendo? Ma che cazzo fai? Piano, c'è il ghiaccio! Piano, c'è il ghiaccio! Che cazzo fare? Io qui vado a 1 km/h. Vado a 1 km/h. Non esiste che mi scapuzzo. Gatto! Attenta. Uno. Guarda tutti sti ragù. Ma è che vogliono essere mangiati. Per quello attraversano così veloce, vedi? Bravo, però vedi, è rispettoso, vedi, questo gatto ha capito come funziona la civiltà, è un gatto rispettoso, vedi, sa quando attraversare, vedi, ha aspettato che venisse il rosso, vedi che bravo, oh. Guarda. Questi sono i gatti che ci piacciono, gatti civilizzati, che aspettano il verde dei pedoni e animali. Oh. Il gatto sulle strisce. Oh, bravo, è un canguru. No, questo lo faccio anch'io, non ci posso fare niente. Questo lo faccio anch'io. Quando vedo un animale o un gatto, tipo il nuovo gatto di Naomi, quando lo vedo mi viene proprio lo spasmo, che lo prendo e gli faccio: ma chi è il gatto bellino? Mi prendi la testa e gli fai: cioè, più forte di me. Prepara le patate, zia, così ci abbiamo anche la cena. Un attimo qua dal cesso, raga, perché mi è venuto mal di testa da prima, da quanto ho riso. Merda, ragazzi, ve lo giuro, mi è venuto, ve lo giuro, ragazzi, prima ho riso così tanto che ho avuto mal di testa. Vi giuro che ho riso talmente tanto che mi è venuto mal di testa, ragazzi, è una cosa incredibile. Infatti mi fermo un attimo con le reaction perché non ce la faccio più, la testa che mi scoppia. Non ridevo così, non ridevo così da una vita, ragazzi, non ridevo così dal carabiniere quello, la monfina. Lo chiamiamo Elden Ring, finiamolo di nuovo. Penso che stasera...